Buonasera. Buonasera a tutti. Ho appena finito di cenare. Grazie a Carlo per i 21 mesi. Troppa luce. Vi è piaciuto il video di oggi? Grazie Skippercrest per 29 mesi. Allora, vi dico che il video che è uscito oggi è stata un po' una mezza prova in realtà. Per quanto mi riguarda, poteva venire meglio. E il prossimo video, non il prossimo che vedrete, ma l'altro, perché purtroppo il prossimo che vedrete sarà quello per Nvidia e uscirà il 23. Quello che invece uscirà non il 23, ma la settimana dopo, ovvero il 30, secondo me vi ammazza. È pericoloso, non guardatelo. Grazie a Twicer per i 38 mesi. 38 più che sono più che di 37, sono d'accordo. Non trovo le mie pantofole. Ho trovato le mie pantofole. Sì, sarà molto più divertente il prossimo video. È attaccata la barba. Tutto fasullo. Niente, c'ho sto problema. Sono contento che vi sia piaciuto. Alcuni hanno mosso una critica corretta per quanto riguarda il green screen. La accolgo, visto che era il mio stesso dubbio. Il green screen fa meno casalingo. Il green screen rende tutto un po' più professional Ah, sì, e ricordo. meno terra-terra rispetto ai video precedenti. Sono d'accordo. Però è anche vero che grazie al green screen sono riuscito a fare delle cose che prima non potevo fare, no? Quindi ho fatto delle cazzate che a me hanno personalmente divertito molto. E poi il green screen posso mettere una foto di casa, della mia camera come sfondo, se volete. Come fa Favige? Grazie a Mastro Pinolo per i suoi 4 mesi. Salve. Signor Gattaus, mi faccio una benedizione per essere chiamato dalle scuole superiori a insegnare filosofia e storia. Tanti auguri! Tanti auguri! Ce ne vuole una bella potente. Pugno di Dio. Grazie. Grazie a Gianni Cartella è partito nel frattempo Live Train, quindi se dovete rinnovare, resubbare o regalare sub, fatelo adesso perché è l'unico sub train che avremo nella serata. Grazie a Mr. Gianni, vedo un sacco di gente che chiede benedizione per esami e verifiche. Io uno, il Jolly. No, aspetta, il Jolly, ok. E le chiedo una benedizione per tutto l'anno scolastico. Ma non può tornare di mese in mese a chiedere? Sembra un po' sboronato. Io le faccio gli auguri, però secondo me ha pisciato un po' fuori dal vaso. Grazie a Gabriel che come sempre foraggia il Ah, train. sì, mi E ricordo. invece Maio per gli 11 mesi. Video dei sub non è uscito, l'ho registrato, lo monterò. Allora, domani passerò la giornata a montare il video per Nvidia. Se riesco, ci metto in coda il montaggio del weekly. Video Nvidia è la cosa prioritaria perché lì mi pagano e c'è la scadenza, quindi devo per forza. In seguito, weekly, perché devo uscire il giorno dopo. E poi video dei sub, che devo uscire lunedì. Video di sub, alla peggio, lo monto sabato. Grazie a Giovedì per i suoi 25 mesi e a Saxer. Buonasera, Gattone. Il video di oggi mi ha divertito veramente tanto e esperimento riuscito. Migliora sempre di più. Grazie mille. E grazie anche a Cotugno per i suoi 2 mesi. Rinnovate adesso, rinnovate spesso. Dateci dentro, ficcatevi, abbondatevi. Adesso Ah, che c'è il sì, mi train, su ricordo. via, mancano 4 minuti, quindi dateci dentro adesso. Grazie a Eterotopia per 22 mesi. Dai, 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 dai. Ma perché ci avete con i miei peli facciali oggi? No, non mi sto facendo crescere i Non ti baffi, semplicemente non ho conosco. avuto tempo per tagliarli. Ho passato le giornate a fare video e altro. Infatti sono tutti i baffoni incredibili.
Grazie a Vlaco per i 300 bits. E a Demo, gatto, festeggio guardandola da casa nuova su un 55 pollici. Mi stai dicendo che sono grasso? Fai bene, hai perfettamente ragione. Sono chiari per la luce blu del monitor, confermo. Grazie a Bistoul per i suoi 37 mesi, scusami, stavo leggendo male, per i suoi 37 mesi e le sue emote del train. Che c'ha? Il treno del grifone, le ali dell'unicorno e il culo dell'unicorno. Dai, che se arriviamo a livello 5 sblocchiamo altre parti di unicorno, magari la testa, c'abbiamo il culo, c'abbiamo. Rugherano, signor gatto, mi può fare una benedizione per il prossimo mese? Dovrò fare un test per entrare all'Accademia Aeronautica. Che bellezza! Quindi quello che faccio io stasera. Ma siamo praticamente colleghi, grazie mille, tanti auguri. Buona serata a lei, grazie. Grazie a Pagliacci per i 100 bits e a quei termosifoni lì per i rides, gentilissimi, bellissimi. Si sono divertiti a fare il showdown? Hanno showdown house? Ciao Vector, è sempre un piacere vederti sveglio a quest'ora. Morto un papa, se ne fa un altro. Ma quello è il mio sogno nel cassetto. Voglio diventare papa un giorno. Indieca, 23 mesi, grazie mille. E grazie a Papos per i suoi 10 mesi. Dai, 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 90% del livello 2. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Ci riuscirà, gattone, ne sono convinto. Guarda, dopo quello che ho mangiato stasera, molto probabilmente morirò. Ho fatto uno di quei toast... da fare sul tostapane. Non so cosa sia andato storto. Doveva andare 10 minuti e 10 minuti c'è andato. Fuori era caldo, dentro era completamente congelato. Allora ho fatto fare un altro giro in microonde, ma ho mangiato comunque una cosa che non avrei dovuto mangiare. Insomma, è stata una cena terrificevole. Manca un minuto e 50 e il subtrain passa. No, il subtrain, live train, scusate. Quindi fate. Se dovete rinnovare, fatelo ora, è il momento. Che ne pensate del rinvio da settembre dell'uscita di Cyberpunk? Ma che vuoi? La camomillas? No, perché poi dopo mi volevo fare magari qualcosa di più cioccolatoso. Era per digerire. Ma per digerire cosa? Ho mangiato un boccone, era... Ho capito, era un boccone freddissimo e pesantissimo. E dammi quelle tazzine prima che ti tiro... Te le do le tazzine, ti è beh che te le stai tazzine. 100%! Come? Jure, grazie mille per i 30 mesi, ha completato il train. Pepe, pepe. Luke mi ha detto di non mettere la conga perché viene mutata tutta la live poi, quindi niente. Grazie mille, grazie a Samja, tanti auguri a noi gatto, siamo a 6 come risultato di 5+1. Ma cazzo, guarda che ne sapete un botto. Vabbè, allora ragazzi, sapete cosa facciamo? Per ingannare l'attesa, prima di iniziare a giocare, anzi in realtà intanto il gioco lo apro. aspetta che rimuovi... Ok. Cazzo, mi hanno dato un paio di giochi che meritano tantissimo. Allora, intanto domani è venerdì 17, domani sera Dragon Ball sparato in faccia. Primo. Secondo. Chi mi segue lo sa. Circa 2 o 3 settimane fa, anche un mese quasi, ho comprato questi Tic Tac alla Coca-Cola. Sì, mi ricordo. Sono ancora sigillate, non le ho ancora assaggiate. Tu devi essere grazie a Fallmed. No, buonasera gatto, mi dimentico sempre di rinnovare, non me ne voglia, la seguo da molto sul tubo, ma quando riesco la seguo anche qua e l'abbonamento è d'obbligo. Grazie mille, grazie anche a Fresco Uomo per i 7, che sono 7 come 6+1. Poi c'è della gente che si mette d'accordo, non deve. Tanto si sta caricando il gioco, che ci mette sempre una vita. Grazie a Steffi per i 14 mesi e ad Albi per i 100 bits. Dai, siamo al 40% dell'hype train di livello 3. Comunque, non li ho ancora assaggiati, assaggiamoli assieme. Già non si aprono, quindi è un incubo. Allora, questa qua l'ho approvata. Allora... Non mi sembra che abbia fatto l'effetto Red Bull. La Red Bull praticamente mi parte con una tachicardia e potrei lavorare per 4 giorni di fila. Questa non lo fa, ma a differenza della Red Bull non sa di merda. Sa di granita sciolta, che è accettabile. Per quanto riguarda le Tic Tac, io ho paura. Secondo me fanno schifo al cazzo. Ed è per quello che non le ho volute assaggiare. E tra l'altro qui c'è scritto, non è che sanno di Coca-Cola, sono fatte con la Coca-Cola. E come funziona?
Hanno sintetizzato la Coca-Cola? L'hanno compressa? Ma non mi, neanche la Monster mi piace. A parte che non la... Ma l'ho bevuta ieri, Gabriel, questa è... Non avrei dovuto dirlo. Vabbè, comunque. Ne assaggio una sola. Mica, si sono impegnati e hanno scritto Coca-Cola sulla... Vediamo se riesco a farla vedere. Non metterà mai a fuoco una... Dai, c'è scritto Coca-Cola, fidatevi. Allora, non è una cosa che mangerei, infatti sono nella merda. Ma bisogna dargliene atto. Sa di Coca-Cola. Il sapore c'è. Grazie Guilty Flower per i 100 bits. Dai, manca un minuto alla fine del train. Se dovete rinnovare, subare, fate adesso che facciamo subito. Adesso. Grazie a Free. Buonasera gatto. No, legge da solo. Grazie. Che bello, domani sera si inizia Kakarot. Domani è venerdì 17, ma guarda te quando fanno uscire i giochi questi. Allora. Buonasera gatto, non vedo l'ora di cominciare domani Kakarot con lei e stasera puntare alla luna. Allora, fondamenti di volo, costruzione intermedia, l'abbiamo fatta questa? Sì. Ok, volo suborbitale. Scusatemi, non ho potuto giocare il tutorial per i fatti miei come avevo promesso. Sono veramente giornate tanto tanto piene e mi sto impegnando. È che adesso in questo momento devo montare tre video. No, quattro video da montare. Quello che ho registrato, che vi stavo dicendo, sui sauropodi, che è un incubo da montare. Il video dei sub per lunedì, il video di Nvidia per domani, il weekly per sabato. Sto uscendo di testa. Comunque, grazie a Divince per i 2 mesi, Fresco Uomo per i 500 bits e il Fiore, anni che la segue, finalmente si comincia la subbanza. Grazie per la compagnia, una benedizione per la letteratura italiana da 12 CFU. Figa, 12 CFU non sono pochi. Grazie a Bertas che regala la sub a Tercole e ci fa... No, è finito il treno, pensavo fosse passato il livello dopo. Niente, abbiamo la locomotiva del livello 2. Grazie a tutti, figo. Abbiamo una bella locomotiva. Allora, scusate se ciuccio, però adesso ho la tic tac in bocca. Sono contento di vederti. Oggi faremo un importante passo avanti. Porteremo il nostro primo Kerbal nello spazio con la S maiuscola. Vabbè. Spero che ti ricordi i comandi che abbiamo presentato nel tutorial Fondamenti di Volo. Ah sì, era ad k e sv. Mi ricordo. Allora, oggi la missione è effettuare un breve volo suborbitale, cioè sotto l'orbita, viaggiando sull'acqua verso est. La traiettoria descrive un arco dolce e assicura un rientro tranquillo che garantisce la sopravvivenza. Puntare dritti verso l'alto e poi ricadere giù, quello non è il massimo per sopravvivere. Ho impostato l'indicatore bersaglio rosa sul eccolo qua, ok, bene. Sul navisfera come riferimento verso su sì, ci siamo capiti. Ma nota che normalmente le missioni non funzionano così. L'indicatore bersaglio si usa per altre cose. Allora, segnatevi queste cose che poi vi interrogo. Piega verso est fino a un'elevazione di 80 gradi. Sembra un saluto strano, ma in realtà sono 80 gradi. Se avete studiato la matematica, lo sapete. Sulla navisfera prima di arrivare ai 150 metri al secondo. Sì, sì, ma in live stamattina, Cigatto, te lo sei perso. Geometria? Che ho detto?
Allora, comunque, 150 metri al secondo, comincia a 5. Allora, faccio con le dita che è meno strano. Poi. Allora, 80 gradi, così. Questi sono 90 e questi sono 80. Okay, quindi parti a 150 metri al secondo. No, parte a 50 metri al secondo. Poi si piega, no, a parte parte dritto e poi va piego 50, ok. Poi piega verso est, sempre di lì, fino a 70, quindi di più, si abbassa la traiettoria. Prima di arrivare a 400 metri al secondo e devo iniziare a farlo a 250. Dopo lo spegnimento del motore, perché si spegnerà il motore. Sapete che questa cosa qua adesso mi ha lasciato un po' di salivetta in bocca e avrei voglia di ciucciarmene ancora. C'è la nicotina dentro? Non mi è piaciuta così tanto, però ne mangerei volentieri ancora. È finita? Ve lo giuro. È stata una cosa incredibile. No, ma le Tic Tac sono una droga. Sì, ma quella all'arancia io proprio... Uno come questo me lo finisco in un quarto d'ora. Però cazzo, non mi è piaciuto così tanto, eh? Ve lo assicuro. Bah, ok, scusate per questo momento che c'ho tutta la salivazione. Vabbè. Dopo lo spegnimento del motore, perché si spegne, prosegui sullo slancio nello spazio e dai un'occhiata in giro. Preparati al rientro. Per rientrare, rientra. No, per finire, rientra e atterra in sicurezza. Ascolta, l'acceleratore controllato. Allora, shift su. Allora, shift su. Control giù. Z top X. There we go, crazy. No. X stop. Il SAS può essere attivato e disattivato. Momentaneamente tenendo premuto il tasto F e può essere attivato e disattivato premendo il tasto T. Ah, ok, tenendo premuto F fa. E invece per N T. Il SAS. Cos'è il SAS? Ah, me lo spieghi qui. È l'acronimo di Sistema d'Assistenza della Stabilità. Il suo lavoro è cercare di impedire che la nave roti su se stessa. Non ci serve. Ok. Inoltre, accendi il sasso affinché ti conta. Ah, lo premetto. Fatto. Ah, prima. Allora, devo accelerare. Shift. Fino a 2/3 dell'attacco. Eccola qua. No, un po' meno. E poi accendo il sasso. Tiè. Ok, parto quindi. No. C'era bisogno di quelle. Perché sono così bianco? Che succede alle luci? Oh, là, di più. Oh, come sono sexy. Sono sexy. Vado bene? Avete scritto tutto? Importante, ok. Attenzione, per informazioni dettagliate per escape. No, non mi interessa. Però in questo momento per escape. Sì. Verifica che il generatore sia 2/3. 2/3, sì. L'attacco superiore devo dire il SAS. Ok. Va bene. Ancora un po' di velocità prima di cominciare a virare. Ok. Ah. Ok, ok. Ci stiamo andando. Guarda che bello. Guarda che bello. Sto andando bene. Ok, siamo a posto. La virazione sta funzionando. Attenzione. Ah, ok, andiamo oltre. Sta funzionando, ragazzi, incredibile. Guarda qui che lavoro, che mestiere. Perfetto. Ma è una cazzata in realtà questo gioco. Era una cosa che potrei fare tranquillamente ad occhi chiusi. Alza pure al massimo l'acceleratore. Oh, scusami, non ti ho letto. A manetta, vai. Grazie al Patrizio. Che c'hai? Ok, hai messo la tua nave in una traiettoria che porta nello spazio. Hai impostato l'indicatore bersaglio in modo che sia allineato col vettore della velocità. Se vuoi dare un'occhiata alla traiettoria, no. Però sì, invece, voglio guardare. Non capisco un cazzo. È bellissimo. Ok. Abbiamo un po' di tempo per chiacchierare. Quando saremo fuori dall'atmosfera, ti illustrerò quello che si può fare nello spazio.
Aspetta che devo sistemare un po' la traiettoria. Mi chiama lui? Secondo me c'è il bilanciamento del bianco della telecamera che sta scazzando, sai? Perché mi continua a sbiancare sempre di più. L'infame. E qui è tutto arancione. Ce la raccontiamo? Ok. Mentre fluttiamo qui, fuori dall'atmosfera, ti parlerò rapidamente di un paio di cose che puoi fare. È probabile anche quello, Capri. C'ho un tubo che perde. Se il CKS includesse un complesso degli astronauti abbastanza avanzato, potremmo addestrare i nostri Kerbal per passeggiate spaziali. Ma durante questo volo non usciremo nel vuoto. Divertiti pure con i pulsanti, con i bidoni di Melba, cliccandoci sopra con il pulsante destro. Cosa? Osserva la Melba misteriosa. Cosa vuol dire? Non funziona. Tieni esperimento. Non ho capito. In che modo mi sarei dovuto divertire? Dov'è la parte divertente? Attenzione, orca troia. Mentre ci avviciniamo, qui devo... Orca puttana. Devo muovere la poppa in avanti. A rosa? Posso tolgo il sas? No, per carità. Ma stiamo puntando in acqua? Non ho capito. Devo spegnerlo, sas? C'è scritto? Non c'è scritto di spegnerlo. Ah no, c'è scritto. Tiè. Resta fermo, no, lascia che il sas faccia il suo dovere. Come? S'arrangia? Ragazzi, sto diventando anche mezzo trasparente. Ma che cosa c'ha sta telecamera stasera? Ma dove stiamo andando? Mayday, il sas! Riaccendimi il sas! Ma siamo stronzi? Guarda te! Dov'era qua l'obiettivo rosa? Oh oh. No! No, come facciamo? Come facciamo? Spengo sas. Che devo fare? Ah, ok, a posto. Non posso aprire il paracadute ora. Siamo troppo fichi. Fa tutta un'atmosfera, va bene. Fa da solo, non tocco. Sì, ma io ho la testa che sta diventando trasparente qui. No, c'è qualcosa che assolutamente non va. Sei ripreso. Non si entra di punta, ma sempre di culo, sennò esplode. Ah, ok. Paracadute non lo apre da solo, lo apre da solo il paracadute. (Coughs)
Giusto, mi devo spostare la webcam, hai ragionissima. Giustamente. Goditi la discesa. Abbiamo vinto! Era stato facilissimo. Perché non ti rimpicciolisci e ti metti al posto del pilota? Perché non c'è sempre, purtroppo. Cioè, non c'è per tutto il tempo, sarebbe solo brutto. Può premere punto virgola per velocizzare il tempo. No, non si può fare. Troia, che botta. Ale, a posto. Ce l'abbiamo fatta, è stata una cazzata. Facilissimo. Facilissimo. No, vabbè, ma io sto diventando sempre più trasparente. Ma perché sta cosa? Scusate un attimo, provo a spegnere e riaccendere, vediamo. Non può essere, non può essere questa cosa qui. Oh. Guarda che mi... Cioè, cosa sta succedendo? Perché sto diventando un fantasma? Siamo sicuri? Tranquilli? Non ho filtri attivi, non ho niente. Però se avvicino la mano... È molto bianca rispetto all'originale. Colpa di queste? Bestia. Ok, e poi fuori dai coglioni. Vai, fine scenario. Abbassa l'ISO. Sì, ma lo dovrei fare dalla telecamera, una rottura di balles. Vediamo se riesco a fare al volissimo. Non mi guardate le cosacce, maiali. No, ma il menu è un incubo da aprire. Non so come fare. È un problema. È veramente un problema. Allora, vai... Volo suborbitale, costruzione avanzata, vai. Alexander, siamo a 23, non sono pochi, ma non sono mai abbastanza quando ci si diverte qui con il gatto. Grazie mille. Benvenuto al terzo e ultimo tutorial dedicato alla costruzione. Sì! No, si pronuncia Algo. No. Avete sentito Alexa? Matteo, finalmente mi fa condividere. Buona serata a lei, grazie mille. E grazie ad Alexander. Siamo a 23, non sono pochi, ma non sono mai abbastanza quando ci si diverte qui con il gatto. Grazie mille. Non so, cosa voleva. Lo so che fanno uscire due di questo gioco. Concetti missilistica avanzata, va bene. Control Z, ok. Ah no, scusami. Non so perché mi aveva lampeggiato in alto. Scusami, volevo mettere il paracadute. Mi ha distratto un sacco tutto ciò. Allora, utilità era il paracadute, sì. Ah. sempre come l'altro. Ok. 0,75. Sì. Ok. Disaccoppiamento. Dov'è che lo trovo?
non so cos'è il disaccoppiamento. Ah, è uno di quei cosi lì che avevamo preso prima, l'altra volta. No, non è né uno né l'altro. Era una roba cilindrica. Eccolo qua. Ora raggiungiamo l'osservatorio Secher. Osservatorio Secher. Qua. Osservatorio Secher. Questo qua. Secher. Eccolo qui. Il nostro razzo non avrà bisogno di tutto il monorepellente contenuto nell'osservatorio. Quindi, per risparmiare, clicca con il destro. E quando gliene metto? 96 unità. Scusami, non è sempre meglio metterne un pochino di più che un pochino di meno? Eh? Futtel vuole. Ah, la faccia del piccolo. Prego. Ah no, prima uno, poi l'altro. Scusami, scusa. Scusa. Oh! Oh! Toglilo! Prima questo mi diceva e poi questo mi ha detto. Porca tua madre. Le. Arriveremo mai sulla luna? E ritorno anche. Allora, il motore, devo mettere il lavalier. Terrier, eccolo qua. Tieni il culo. A posto. Per assicurare che la nave sia controbilanciata, bisogna mettere le alette. Ok, qua. Ok. È bilanciata, vi sembra bilanciata? Ma mi sembra bilanciatissima. Cioè, guarda che c'è il colore degli omini degli stunt. Per me è perfetta. Su ciascun serbatoio trascina i livelli di carburante fino a zero. Qual è dei due il carburante? Questo? No, non ho capito, scusami. Trascina i livelli del carburante e ossidante. Ah, tutti e due, ok, carburante e ossidante. Catroi, mi è scappato. Ok, poi questo. Ah! Ok, e a zero. Quindi abbiamo due gocce di carburante. Riempi nuovamente i serbatoi, così potremo passare ad aggiungere anche qualche accessorio. Ma cosa vuole questo qui nella vita? Potevo lasciar vuoto e basta? Tiè. Ora che sai dove si trova il cazzo vuoi da me, non ho voglia di leggere, quindi i tutorial non fanno per me. Premo C. Lo sto premendo, sì. Ok. Quattro blocchi propulsori. Ok, ne devo avere quattro, mi ha detto. Però per averne... Devo mettere questo per la simmetria... Questo qui per la simmetria 4x. Perfetto. Ok. Non l'ha accettato. Si sta bene. Buongiorno. Perché non è andato bene? Non ho capito. Ah, sulla capsula, scusate. No, non è vero, vedi che non va lo stesso? No. Ho premuto anche il pulsante C. L'aggancio angolare per facilitare l'allenamento. L'ho fatto. Ah. Cos'è disattiva l'indicatore del cazzo vuoi da me? Ah, questo qui. No, non è questo qui. Questo qui? Qual è l'indicatore? Scusatemi. L'ho letta all'ultima riga. Disattiva l'indicatore del CD. Quello lì. Ma non era quello del peso, scusa. Non abbiamo altri indicatori. Questo qua. No. Dark Leon, volevo fargli i complimenti per il video di oggi. Grazie mille. Allora,
ho fatto giusto, scusami, l'ho tolto il cazzo vuoi da me. Ah, sì, mi ricordo. Ah, i motorini devo mettere sulla striscia gialla. Oh, allora avevo capito bene. Oh, vedi. Mi avete detto di attaccarlo sopra. Ah, perché il distacco è qui, scusate, sono un deficiente. Sì, avrei dovuto giocarlo da solo questo tutorial, perdonatemi, anzi... Stasera è l'ultima sera che lo faccio senza fare tutorial, perché sennò viene una merda. Scusatemi tantissimo, veramente non ho avuto il tempo, sono stato stupido, pensavo che... È che è una rottura di coglioni seguire il tutorial in live, me ne rendo conto, vi chiedo scusa. Allora, elettricità. Perché io non ho voglia di star lì a leggere per una vita, perché voi dopo vi vedete uno così. Che sta zitto e legge, che due palle. Oxstat vuole, eccolo qua. Affare un pannello vicino alla parte inferiore dei serbatoi. Quindi questa. A per ruotarlo di 90 gradi. Madonna, ma le Duracell ci abbiamo attaccato lì. Poi non fai i compiti, lo so. Lo so, ma sono veramente delle Duracell, perdonami. Vabbè. Sanno loro. Eccellente. Adesso un altro disaccoppiatore sotto il Terrier. Scusami. Dov'era qua il disaccoppiatore di merda? Ecco. Ma così? Ma come funziona? Cioè c'è il razzo che butta fuori sul disaccoppiatore? Ah no, forse sono due fasi con un altro motore. Altri due serbatoi. Sembra pericolosissimo mettere un propulsore che può spingere potenzialmente contro un serbatoio pieno di propellente, no? Non è un'idea rischiosissima e di merda? Grazie, Creed. Sei come far sorridere la gente. Sei un grande, continua così. Gentilissimo, grazie mille. Lo fanno sempre? Ma sono pazzi quelli della NASA. Cacca rotinante prima a me non l'han dato. Me l'han dato e basta. Ma fan sempre così? Ci vado io alla NASA e gli dico che devono smettere. Sì, 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 ho capito che ha due stadi. Ma porca troia, ma e se parte lo stadio prima? Come vado a colori adesso? Si è sistemata un po' la cosa? Si è aggiustato? Sono meglio? Grazie Apocalisse Spawns per i 6 mesi. Ah, esplode, vabbè, giustamente. Martello, girello. Ah, sì, mi ricordo. A quanto pare la NASA sta roba non la sa. Cazzo, vedi perché non hanno giocato questo? Aspetta. Cos'è il disaccoppiatore radiale? Oh, streghetta! Quanto è difficile sta cazzata. Questo qui? Sì. Due. E dove lo attacco? Vicino al fondo del serbatoio più in basso. Vabbè, no. E vuole il martello adesso. Un altro motore. Ma siamo sicuri? No, ragazzi, non mi convince. Secondo me sbagliamo. Mi sembra proprio una cazzata. Non l'avete capita, vero?
Dobbiamo selezionare le ogive. Ma voi lo sapete cosa sono le ogive? Cercate ogive su Google. Non lo fate. Non cercate ogive su Google, per l'amor di Dio. No, in realtà... No, aspetta. Se cerchi ogive su Google è safe. È la mia insegnante di storia dell'arte che... che me l'ha fatto pensare sempre male. Sì, sì, potete cercare ogiva. Potete cercare. Ah, vabbè, allora, l'ogiva è praticamente una forma. Una forma... con la punta. Un foro con la punta. Ecco, praticamente, in storia dell'arte si trovavano spesso le ogive. All'interno di quadri, all'interno di... parole mie, Gabriel, fidati che la sto prendendo con calma. Ogiva, eccola qua. Ecco, ecco questa, questa qui è un'ogiva. Queste ogive qui, praticamente questo simbolo. Non sto scherzando, quello che vi sto per dire non è una battuta. Ve lo giuro. Posso firmare col sangue. L'ogiva. In qualunque quadro venisse rappresentata, no, l'ogiva e tutto quanto... Io adesso devo trovare gli appunti di storia dell'arte. Quasi vado la prossima volta che torno dai miei, cerco i miei vecchi appunti di storia dell'arte. L'ogiva è una vagina. Simbolo di fertilità e di riproduzione. No, ve lo giuro, non sto scherzando. Ho gli appunti a casa. Ho gli appunti a casa. Allora, le alette vuole, pure le alette. Dove le metto qua? Vicino alla parte bassa del serbatoio. Cioè, qui quattro però ne vuole, giustamente. E come faccio, scusami? È una merda. Non posso, così devo fare. No, beh, ho sbagliato. Ma lo stesso non va bene. Non me ne mette quattro. Ma perché non me le... Oh, là. Ah no, non me lo accetta proprio. Più in basso dello stadio inferiore. Scusa, dove lo attacco? Non funziona. Forse devo spostare questi più su. Così? Eh no, non gli va bene. Assicurando che non si interessi che i disaccoppiatori. E come capiamo se ho fatto giusto o meno? No, questi sono quattro. Non ne servono due. Vabbè, bastava un art attack. Perfetto. A posto, a posto, a posto. No, ma lo mettevo a X. Solo che guarda, quando tu andavi a selezionarlo per metterlo, mettevi il 4, no? Ecco qui. Lo mettevi qua e automaticamente ti metteva il 2. Ma io mi sono spostato, com'è possibile che sono sopra queste scritte? Prima non ero sopra queste scritte. Vabbè, comunque me lo annullava, è per quello che non capivo. Non è stata colpa mia stavolta, per carità. Per carità, non sono né ginecologo né esperto di campo sessuale, ma non credo che una vagina abbia quella forma. Perché devi guardare un quadro. Cosa ne sai tu? Sei storia dell'arte, no? Allora, l'icona del girello verso il basso. Eccolo qua. Cos'è l'icona? E questa è l'icona del girello, questa qua. No, no, non era quello il girello. Control Z. La puttana. Qual è il contrario di CTRL Z? Non l'ho mai usato. Pavaz, 18 mesi, grazie. E grazie anche all'Apocalisse. La Y, grazie. Il mondo è salvo. Grazie, grazie. Non ho mai usato CTRL Y. No, non faccio mai errori io. Alt F4, bravi, cazzo. Bravi, bravi, bravi. Bravi, cazzo, bravi! Bravissimi! Bravi! Stavamo dicendo? L'icona del girello. Che cazzo è? Questa è l'icona del girello? No. Me ne puoi dire i nomi delle cose? Oh, girello, verso il basso, ecco qua.
nello stesso stadio del BSC. Cos'è il BSC? Perfetto. Infine, prendi la capsula e falla ruotare di 90 gradi sul suo asse verticale. No, il veicolo, capsula. Come faccio? No, no, non ci stiamo capendo. Verso nord. Allora, io l'ho selezionato, l'ho messo in tutte le direzioni e non gli va bene un cazzo. Quindi? 90 gradi sull'asse verticale. È giusto. E questo è l'asse verticale, è fatto che siamo d'accordo, Cold. Asse verticale. In alto a sinistra c'è l'icona del mondo. Questo qui? No, no, ma non è quello il punto. Devo ruotare solo quello? No, 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 non credo sia così. Qua mi dice, prendi la capsula e falla ruotare di 90 gradi sul suo asse verticale. Sì, questo non solo farà ruotare la nave, ma imposterà anche sul retro. E che ci sta? Infatti ruota tutta la nave. Sono 90 gradi, non di più. Ma io lo faccio, vedi, faccio così. Il pulsante turchese. No, cazzo, mi annulli tutto. Questo è... Azioni? Oh mio Dio. Allora, il secapiatore è subito sotto la capsula. E di cos'è che era? E aggiungi, disaccoppia il gruppo. Ok. Poi clicca su ciascun motore carburante liquido. Spegnimento. Non c'è poi dopo ho sbagliato, mi sa. Aspetta, no, mi sa che ho sbagliato. Non mi fa Ctrl Z adesso, perfetto, è finita. Ok, disaccoppia. Clicca su ciascun motore a carburante liquido. E come faccio? Quali sono? Quelli dentro? C'ho... Questo è il serbatoio. Il motore è dentro qui, però. Motore carburante liquido. È lui. Però ho detto su ciascun. Come faccio a selezionare di più? La sua funzione è spegnimento. Mi devo fare così. E il motore dentro come fa? Se ne frega. Una volta, e l'abbiamo fatto. Mancava questo, forse. No, no, questo qui l'abbiamo fatto. Li ho fatti. Ah, sì, mi ricordo. Sulla barra verde in alto? Quale barra verde in alto? Questo? No, no, no. Manca quello. No, no, li ho fatti. Adesso 1, 2 e 3. Adesso, sì, sì, guarda. 1. 2. Aspetta, che deseleziona per cortesia. Ok. Ah, 1, 2 e 3. Ci sono tutti. Quello carburante liquido, non so.
carburo. Questo è liquido. Questo è solido. Orca miseria. Quindi non va questo qui, perché è solido il carburante suo. Cazzo, cos'è il carburante? Fa carbone, funziona? Cioè la gente come nei treni con... Per carità. E devi aggiungere disaccoppia. Non c'è disaccoppia, quello è il problema. Non c'è disaccoppia. Era quello che stavo cercando prima. I disaccoppiatori radiali. Ah, per bacco hai ragione, questi qui. Ah, è perché io non so perché nella mia testa pensavo di dover far disaccoppiare direttamente il motore, però no, c'è il disaccoppiatore. Ascolta, però che tuoi coglioni, Non può essere più intuitivo? Abbiamo fatto? Fammelo volare. Pa pa para pa para pa 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 para pa 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 para pa 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 pa. Poi gli ultimi minuti cerchiamo di sistemare sta cazzo di telecamera, perché è impossibile che mi si modifichi così. Premo la T, così sta dritto, guarda. Porca miseria, è veramente un cazzo gigante comunque, Dite quello che vi pare, io adesso lo faccio andare su drittissimo, con una verticalità inimmaginabile ed invidiabile anche. Che bello. Come si esce? Di. Thanks. Premi spazio? No, perché sta ancora spingendo, sta... Quando abbiamo finito il carburante, premo spazio dopo. Paura. Si è staccato, ma devo staccare anche il resto. Ok. E vai! E quei pezzi lì però cadono in testa alla gente. Ma sì, ma che cazzo ce ne fotte noi? Il sole! Fammi vedere la mappa? E come al solito non si capisce un cazzo. Ah. Ah, ma perché secondo lui, se non mi raddrizzo finisco a fanculonia? Ma io non voglio sfanculizzarmi, scusami. Come si modifica quella bella traiettoria lì? Ah, perché non riesco ad uscire dall'atmosfera. Come faccio? Riavvia volo. Torna all'assemblaggio veicolo. Fermi tutti. Ah, hai ragione pure lui. Dov'è il motore dentro? Fammi toccare il motore dentro. Tua mamma. Dov'è? Non me lo fa toccare il motore dentro. Mettiamo più carburante, ovviamente. Eccolo qua. Voglio anche di un colore diverso. Tiè. Come si fa? Lancia? Ma sì, avanti, avanti. Ho fatto. Non mi rompe più. Fammi fare. Fammelo fare. Ma cosa vuole? Ma ce ne abbiamo già. Non vedi? Salva. Non me lo fa fare. Azz. Tiè, salva. Te sei stronzo. Se sei un pezzo di merda. Guarda, è pronto. Azz, carica, tiè. Fammelo volare. Questo è strano. Oh, ce l'abbiamo. Azz, tiè, guarda. To. Niente, vabbè, lasciamo perdere. Devo capire come mai c'ho questo continuo cambio di colore. Perdonatemi.
Allora, se io apro... Voi lo vedete il menus? No. Anche perché non l'ho aperto. Menus. Messa a fuoco. Area di messa a fuoco. Centro, naturalmente, sì. Scusate, vedete un po' di peli di siffettone. Ci abbracciamo? Oh cazzo, ho sbagliato. Ok. Che non vedo. Ok. Esposizione, ok. L'esposizione la devo mettere a più 1 meno 1. Grazie da Macca Banane 25 come il numero che viene dopo il 24. Grazie. Ah, ok. Non me l'aspettavo così complesso il gioco, lo ammetto. Ok. Facciamo così. Vediamo. Ok, adesso è a 1. Com'è? Allora, perché effettivamente adesso che ho agito lì, posso magari andare a modificare la telecamera da qui, con i filtri, perché ho i filtri sballati adesso. Adesso sono molto scuro. Ok. La gamma la rimettiamo a 0. No, meno 16. Va bene così? È meglio? Sembra molto meglio adesso. Controllo il bilanciamento del bianco. Ok, quello è quello. Poi, tua mamma, cosa ho toccato? Sono giusto? No, no, ok che va sempre bene, Gabriel, ma prima diventavo invisibile, scusa, diventavo bianco ed invisibile. E quello è il problema. Grazie a Kablixten per i 34 mesi. Ora è perfetto. Speriamo. Simuliamo il giorno? Simuliamo il giorno qua, col sole dietro, mi servirebbe. Domani mattina vediamo. Poi per carità, adesso possiamo anche gestircelo un po' così, magari viene un po' così. Sembra meglio. Per non diventare trasparente o bianco, che faceva schifo. Grazie a Nick, ficcanza in crescita, 2 mesi, grazie mille. Sì Alex, ma il problema era un altro. Il problema è che la telecamera cercava di bilanciare qualcosa che non doveva bilanciare. Al bianco automatico, flash, no, direi di non flash. Oh, oh, ok, niente, come non detto. I colori sembrano naturali, Gabriel. Ah, speriamo. Sì, credo comunque che il problema. Credo che il problema sia proprio il bilanciamento del bianco. Che va in automatico. E qua succede di tutto. Speriamo così. Adesso vediamo domani. Ma lo posso fare così. Domani sera Dragon Ball. Sì, domani mattina andiamo avanti naturalmente con Zelda. Che bello che è Zelda. Che bello. C'è un po' di sbavatura nel green screen, vabbè. Sono molto più scuro, non mi sembra proprio. Anzi, mi sembra di essere giusto.
Non giusto come sono nel vero, infatti andrebbero aumentati un po' i colori, ma giusto. Bello Zelda. Bello, bello. Comunque, io vi auguro una buona e dolce notte. Noi ci vediamo domani mattina con Zelda e domani sera con Dragon Ball. Grazie a Pandemia per la sub, all'ultimissimo, proprio all'ultimo secondissimo. Grazie. Poi non so se era Kerbal che mi faceva diventare. Ah, perché poi dipende anche da quello che ho su schermo, vedete? No. Niente. E buonanotte allora. E' già, sono le 10. È già passato, hai visto come vola il tempo? Dai, domani mattina 3 belle ore sparate in faccia. Buonanotte belli, a domani.